mazza che sigla, però dai, ditemi che è bella, dai, ditemelo, e soprattutto iscrivetevi al canale, anzi, soprattutto ditemi che è bella la sigla e poi iscrivetevi al canale, insomma, fate voi, e basta che facciate tutte e due le cose. È un video un po' atipico, comincia qui e finisce da casa, poi vi spiego perché. Sì, perché aspetto una notizia sostanzialmente, ma di formazione, non di mercato. Mercato, Pirlo l'ha detto oggi, vicina alla soluzione, o meglio l'ha fatto capire, vicina alla soluzione per, che dire, la soluzione migliore. Qual è la soluzione migliore naturalmente? La soluzione migliore è che lui lasci la Juventus e che la Juventus non gli debba dare tantissimi soldi di buona uscita. Questa è la soluzione migliore, insomma non vedo un futuro di Khedira qui alla Juventus, ma lo diciamo un po' da tempo, insomma, no? Da tanto tempo direi. Per quanto riguarda Luca Pellegrini, perché l'ha lasciato andare via? Pare che non l'ha lasciato andare via lui, ma è stata una decisione della società, semplicemente perché aveva bisogno di giocare e alla Juventus avrebbe avuto gli spazi chiusi. La Frabotta? La domanda mi viene spontanea. Per carità, mi è piaciuto tantissimo Frabotta e spero che giochi ancora contro la Roma, perché secondo me ha un grande avvenire questo ragazzo. C'è con la testa, c'è con le gambe, ha tutto per sfondare. Però non lo so, non regge molto, ecco, questa spiegazione. Secondo me, se hai Luca Pellegrini e Frabotta, magari dai la precedenza a Luca Pellegrini, a meno che lui non intenda dire che Frabotta è più forte di Luca Pellegrini. È tutto da dimostrare, è dimostrabile, succederà, non lo so. Resto un po' perplesso, ma sono molto contento di Frabotta, lo dico sinceramente. È una, può essere una risorsa per tutto il calcio italiano, non solo per la Juventus. Si chiama Gianluca, come quello Zambrotta, insomma, che da queste parti si conosce molto bene, non solo da queste parti. Se ci saranno altre opportunità, la Juve si muoverà sul mercato, benissimo. Questo l'ha detto ancora Andrea Pirlo, naturalmente aspettiamo, perché per arrivare al 5 di ottobre ce n'è ancora. E poi attenzione, adesso vi voglio far capire come funziona a volte con il giornalismo. Alla fine Andrea Pirlo si lascia andare ad una valutazione su Dzeko, dice sarà un pericolo, è un giocatore molto importante, lo stimiamo molto, poteva essere un nostro obiettivo, purtroppo sarà un avversario. Cosa voleva dire secondo voi? Io ho ragionato prima da uomo e poi maliziosamente da giornalista. Da uomo, ed è il giudizio che preferisco, l'interpretazione che preferisco in assoluto, purtroppo gioca. Sì, è vero, avrebbe potuto essere un giocatore di gol, ma purtroppo domani gioca e ce l'abbiamo contro. Quando usciranno i giornali, o forse già lo leggerete sui titoli, questo purtroppo è diventato purtroppo non l'abbiamo preso. Per carità, la frase si presta a questa interpretazione, questo purtroppo assume un'altra valenza magari nell'interpretazione giornalistica o che serve magari per fare determinati titoli. Io la penso secondo la mia prima interpretazione, poi capisco da giornalista che ci possa essere questa seconda interpretazione e posso anche capire che ci possa pure essere una via di mezzo. Certo che gli sarebbe piaciuto, lo sapevamo tutti che a lui piaceva Dzeko, ma non avrebbe mai detto purtroppo gioca contro e doveva giocare con noi. Sarebbe stato irriverente nei confronti di Morata, no? Non trovate che sia così? Questo per farvi capire un po' a volte com'è differente l'interpretazione che può dare alle cose chi non è addetto ai lavori, cioè o chi si spoglia dall'essere addetto ai lavori, no? Che mi spoglio perché fa un freddo, fa abbastanza freddo qui a Torino, quindi non mi spoglierei in ogni caso, poi sarebbe un brutto spettacolo, ma chi si spoglia dall'essere addetto ai lavori e chi invece vuole rimanere a tutti i costi non addetto ai lavori. Così, è fuffa, è aria fritta, perché poi alla fine il senso delle cose qual è? Che Dzeko sarà un avversario della Juventus e quindi la Juventus dovrà stare molto attenta alla presenza di Dzeko in questa partita. Era così, solo per farvi capire a volte come girano le situazioni, a volte come nascono le interpretazioni, a volte come nascono i titoli di giornali o le front page di pagine web. C'è anche un po' di vento e spero che non stia disturbando. E poi è spuntata la parola magica di Pirlo, entusiasmo, l'ho detto ancora, abbiamo aumentato i carichi di lavoro, ma c'è molto entusiasmo e questa è la cosa che mi rende più sereno, più tranquillo. Si parte da zero, giustamente, o meglio da capo, non da zero, perché l'Inter comunque deve ancora giocare la sua prima partita di campionato, quindi ha una partita da recuperare, ma non c'è solo l'Inter, insomma sono in tante le pretendenti, ma la Juve è lì. E ha il dovere naturalmente di puntare fino in fondo all'obiettivo.
Vi dicevo che questo video è fatto in due parti, potremmo considerarlo sostanzialmente diviso in due tronconi. Il primo troncone è questo, con la luce del sole, con anche, devo dire, un certo tepore che sta uscendo qua dal cielo di Torino. La seconda parte del video adesso. Eccoci qua, spuntati a casa. Ve l'avevo preannunciato, insomma, dovevo prendere un po' di tempo perché dovevo uscire la lista dei convocati. Intanto mi siedo, dovevo uscire la lista dei convocati per questa trasferta di Roma. E il punto era se c'era la convocazione di Dybala. Bene, Dybala c'è, oggi Pirlo ha detto, ha dovuto sopportare una gran mole di lavoro, un gran carico dal punto di vista personale, decideremo. Beh, evidentemente ha dato ampie garanzie per poterci essere in campo. A questo punto, questa seconda formazione della Juventus in stagione comincia a prendere corpo, tenendo conto del fatto che potrebbe esserci qualche leggera variante rispetto alla partita contro la Sampdoria. No, ve lo ricordo ancora, niente tu 9 per carità, ma forse qualcosa può cambiare. Secondo me qualcosa può cambiare a centrocampo. L'ha avuto lì. Non so se sarà ancora la volta di McKennie dal primo minuto, ho questo dubbio. Ho più l'impressione che venga dato spazio a Bentancur lì in mezzo, con Ramsey, Rabiot, Cuadrado, e a questo punto mi aspetto pure la conferma di Frabotta, anche perché di alternative non ce ne sono, e quindi giocherà, credo, ancora il giovane Frabotta, Gianluca Frabotta. Là davanti, vabbè, a parte Cristiano Ronaldo che non è una variabile ma è il fisso, ancora Kulusevski? Allora, Dybala dall'inizio no, secondo me no, reduce da un infortunio no. Attenzione a Morata, ne ha parlato molto bene quest'oggi Pirlo, dicendo che attenzione, non è una terza scelta ma era una priorità. E l'ho detto prima di quel chiarimento su Dzeko, prima di quella frase su Dzeko, è una priorità perché sa giocare la prima e la seconda punta, sa attaccare la profondità, sa giocare per la squadra, è un attaccante completo. E allora mi chiedo, e se toccasse a Morata dal primo minuto? Sarebbe abbastanza intrigante, però il sacrificato sarebbe Kulusevski. Ma se Kulusevski venisse arretrato sulla linea dei centrocampisti, e chi potrebbe saltare a questo punto? Qualcuno di là destra, tipo Cuadrado. Mi tengo questo dubbio, considerando che comunque è una partita, perché adesso a Roma dicono, vabbè, ma la Juve è più forte, Friedkin non ha ancora praticamente operato un acquisto, forse è che è in bilico, sembra tutto già scritto in questa partita. Assolutamente no, ragazzi, perché queste qua sono le partite più difficili da affrontare in assoluto. Però questa è aria fritta, quella che vi sto dicendo. Non so se sia aria fritta, e conto entro breve tempo di darvene una risposta, non solo quella relativa a Chiesa, che non è aria fritta, ma è spuntata questa ipotesi di Correa della Lazio, che però avrebbe già operato una valutazione spropositata, secondo me, perché 50 milioni per questo giocatore mi sembrano un po' tanti, del resto sono in linea con le richieste che può fare lo Tito, che ne voleva 180 all'inizio per Milinkovic-Savic, se vi ricordate, poi era sceso attorno ai 120-130, per giocatori che non hanno praticamente vinto nulla in carriera, mi sembra un po' esagerato. Però questa ipotesi Correa, onestamente, dove giocherebbe? Sarebbe la punta di riserva? Lo faceva già la Lazio. Bene, cambia squadra, meglio farlo nella Juve che nella Lazio? Non ci credo molto, devo essere sincero, non ci credo molto, proprio anche per la valutazione troppo alta che è stata data a questo giocatore. Mentre continua a profilarsi sullo sfondo questa possibile partenza di Douglas Costa, anche se tutto mi lascia pensare che stiano cercando di vendere Douglas Costa, ma che pian piano le altre società si stiano defilando, quelle interessate o pseudo interessate, Wolverhampton, ultima da citare, per il discorso che si faceva, è difficile acquistare Douglas Costa, è difficile da vendere ed è difficile da acquistare perché non sai quale sia la sua effettiva condizione fisica,
quanta integrità ti possa garantire. Visto che ci siamo, completiamo la giornata con l'argomento che secondo me in questo momento non sta riservando grosse evidenze, dall'inglese evidence, prova. Si cercano di trovare in tutti i modi, ma onestamente sentire che la Juve potrebbe, la Juve, l'avvocato della Juve che dice potremmo fare un accordo in futuro per mandare i giocatori lì. Cioè, non voglio dire, se mi trovo bene in un ateneo, in un'università, presso un'università, cosa mi vieterebbe di portare altri giocatori? È mercificazione? Sono sempre a dirvi la solita cosa. Se emergono delle prove di corruzione o tentata corruzione, sarò il primo ad esserne arrabbiato e molto deluso, lo dico, è molto deluso. Arrabbiato e deluso. Ma voglio vederle queste prove. Vi ricordo l'appuntamento, l'altra piattaforma in diretta alla fine del primo tempo, alla fine della partita contro la Roma, invece in presa quasi diretta, il commento degli ultimi minuti, quelli di recupero, poi un veloce commento finale. A domani, ciao!